A pochi chilometri da Mantova sorge Grazie di Curdatone, una piccola località in riva al fiume Mincio, il cui santuario omonimo è meta di pellegrinaggi di ispirazione religiosa ormai da molti anni. Sull'ampio sagrato della chiesa, dal 1972, viene organizzato l'annuale raduno degli artisti madonnari, i pittori dell'asfalto, nei tre giorni di sagra del paese, dal 14 al 16 agosto. La manifestazione ha assunto ormai un carattere tradizionale e la sua vasta eco, che ha varcato i confini nazionali, ha stimolato negli anni un flusso di visitatori sempre crescente. A tutt'oggi è questa la più famosa tappa madonnara dell'anno, forse a livello mondiale. Chi sono i madonnari? Sono pittori nomadi, ritrattisti, in alcuni casi bravissimi disegnatori che al posto della tela hanno preferito il selciato e invece dei pennelli hanno imparato una nuova tecnica di pittura coi gessetti colorati. Deposto il tradizionale strumento di lavoro del pittore, il pennello appunto, si sono cimentati col gesso friabile nella riproduzione di immagini religiose dell'iconografia classica. I temi religiosi sono i soggetti preferiti che contribuiscono alla divulgazione del passato pittorico più popolare, quello cioè legato all'offerta votiva e ad altre forme di devozione sospese tra sacro e profano. Certo, nel tempo, la sacralità del loro lavoro è andata via via scomparendo e soprattutto tra gli artisti più giovani è stata sostituita con soggetti di più ampio respiro. Resta però la narrazione favolistica, simile a quella del cantastorie, che raccontava favole antiche con inserimenti delle cronache più recenti, così come è ancora presente quel segno immediato e fortemente espressivo che fa rientrare i madonnari nella categoria degli artisti di grande comunicativa. In numerosi casi la loro arte approda a valori simbolici di grande ambizione figurativa. Il lavoro del madonnaro è effimero e forse in questo sta la grande attrattiva del suo lavorare. Stende con le mani il gesso sbriciolato e controlla a intervalli regolari l'immagine religiosa o no da cui trae spunto la sua opera. Egli comincia al mattino, spesso all'alba, sceglie un angolo d'asfalto pulito e liscio e quindi traccia il profilo, la sagoma, cui il colore darà poi maggiore definizione. Il suo lavoro può durare tutto il giorno. Chino sotto il sole, egli raccoglie le gocce di sudore con uno straccio perché il gesso non si stemperi. Al tramonto, il lavoro sarà finito. Molti ancora oggi si chiedono, ma questi sono veri pittori? Hanno qualcosa in comune con la mostra d'arte allestita in galleria o con le tele che i pittori cosiddetti dotti dipingono nei loro atelier? Il quesito è attuale e ancora sollecita discussioni e confronti, ma alcuni lavori di madonnari, se riprodotti sul libro, fermati cioè sulla carta stampata, non hanno nulla da invidiare per qualità e scelta cromatica alle opere dipinte su quadro. Alcuni critici ritengono che la valenza artistica del lavoro del madonnaro stia proprio nella sua caducità, nella sua effimeratezza, nell'impossibilità di conservarlo in casa propria o in una mostra d'arte. Dunque, sono pittori senza alcuna prospettiva museale di durevolezza, sono artisti capaci solo di una proposta folgorante, immediata. Poi, alla prima pioggia, il lavoro se ne va, il gesso si scioglie, fino al dissolversi della figura.
Gli artisti madonnari girano un po' dovunque, in Italia, in Europa, ve ne sono molti anche in America, sulla costa orientale. Si fermano qualche giorno e trasformano una strada o una piazza in un'improvvisa tavolozza cromatica, estemporanea quanto la fantasia e l'impegno profusi nell'opera dipinta a gessetto. Fino a qualche anno fa venivano considerati vagabondi. Ora, per fortuna, questo loro destino incontra una nuova attenzione e sempre maggior disponibilità da parte di chi li ospita.